principe della pace. Egli si è fatto uomo ed è nato in una grotta di Betlemme per portare la sua faccia agli uomini di buona volontà. A coloro che lo accolgono e li amano. La pace è veramente il dono e l'intento della pace. Il dono che va accolto con tutti i dolci di